Questo programma è offerto da Tecnocampus. Benvenuti cari telespettatori di Teleprima, siamo qui sempre con Obiettivo Caserta come ogni sabato sera, come di consueto insieme al sindaco della nostra città, Carlo Marino. Buonasera, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Una settimana bella ricca questa di eventi e di novità per la città di Caserta. Abbiamo raccolto anche un po' le osservazioni e le domande dei cittadini che ci sono giunte tramite i nostri social, ovviamente su cosa è successo nella nostra città, ma partiamo con ordine come sempre. Allora, sindaco, da venerdì 1 marzo, quindi da ieri, sono partite le corse dei bus pubblici per i siti turistici casertani, quindi Reggia, Belvedere, San Leucio, una bella vittoria. Bella vittoria, una grande novità per la città di Caserta, da Piazza Gramsci e poi con una serie di fermate che trovate sul sito del Comune di Caserta, su tutti i social, l'abbiamo pubblicizzato in tutte le forme e modi, e in più con un semplice biglietto di 1,10 € venduto o sull'autobus turistico o a Welcome Caserta a Piazza Gramsci, si potrà raggiungere il sito del Belvedere di San Leucio, si potrà raggiungere la Caserta medievale, si potranno organizzare dei pacchetti anche di pranzo e di altre visite anche museali attraverso Welcome Caserta. È una novità per Caserta, diventiamo sempre di più città turistica, autobus anche simpatici, interessanti, carini, costituiamo così un modello, cerchiamo di quel famoso circuito turistico-culturale di metterlo a sistema per la città. Assolutamente, anche perché ovviamente poi si intrecciano anche i percorsi enogastronomici, sono tutte spinte in più per i nostri cittadini, ovviamente per visitare dei luoghi veramente bellissimi, ma anche poi per farli conoscere sempre di più anche a coloro che vengono da fuori, insomma, ai turisti. Assolutamente sì, è chiaro che è anche per i cittadini, ma è un canale aperto in cui uscendo dalla Reggia o entrando dalla Reggia si potrà avere un'accoglienza unica, e questo è il primo step, perché poi dopo per l'estate avremo gli open tour, anche gli autobus turistici aperti, quelli che faranno visitare il nostro centro storico e poi li accompagnerà sui siti culturali insieme alle guide, insieme alle guide con tante lingue, in modo tale che diventiamo sempre di più una città aperta al turismo. Ecco, cosa molto importante, poi magari anche noi di Teleprima andremo a farci un giretto, sarebbe molto piacevole. Altra cosa importante, al via anche il piano di manutenzione del verde delle scuole comunali, altra cosa molto sentita poi da cittadini. Noi abbiamo 36 plessi scolastici, adesso inizia la primavera, manutentare il verde significa dare la possibilità alle scuole materne, alle elementari, ai nostri ragazzi delle scuole medie di uscire nei prati, negli orari di possibile partecipazione al nostro verde, ai nostri giardini, ed è giusto che vengano manutentate. L'anno scorso abbiamo fatto delle potature di tutte le piante di tutte le scuole, quest'anno invece c'è un sistema di manutenzione che permetterà assolutamente a tutti i nostri studenti di poter frequentare gli spazi aperti delle scuole. Altra cosa importantissima, mi ha lanciato l'assist sul verde pubblico settimana scorsa, giornata poi, soprattutto sabato, molto fredda, ventosa, abbiamo parlato anche della questione alberi, si è partiti subito con un intervento importante in varie zone della città, abbiamo visto anche un primo intervento a Viale Beneduce, quindi sì, già noi abbiamo iniziato, siamo partiti con le famose potature della città, partiamo dal centro storico e poi arriveremo a tutte le frazioni e a tutti i quartieri della città, ben 5.000 piante verranno potate, siamo iniziati sui viali quelli più grandi e faremo tutto il centro, dopodiché ci sposteremo nei quartieri popolari e poi dopodiché andremo nelle frazioni in modo sinergico. Questo verrà fatto in base alle
essenze arboree, quindi alcuni tipi di potature, le sempreverdi possono essere fatte tutto l'anno, ce ne sono alcune invece solo determinati periodi dell'anno. Quindi non vi spaventate, arriveremo dappertutto e ormai dopo tanti anni che non si facevano le potature, anche questo siamo riusciti a mettere a sistema, più abbiamo iniziato anche a mettere in sicurezza alcune piante che erano secche o erano pericolose e che ci sono state certificate come pericolose, ma soprattutto potenziamo il nostro verde. Esatto, poi è stato fatto anche in una maniera non invasiva, poiché comunque è stata solo ristretta un po' la carreggiata in modo che non ci fossero disagi per i cittadini. Sì, 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 non ci sarà il minimo di sicurezza che dobbiamo mettere in condizione di far lavorare bene chi lavora e soprattutto chi passa da quelle strade di non avere pericoli. Esattamente, dei lavori di manutenzione anche in varie strade cittadine, l'abbiamo ripetuto anche la scorsa settimana, per i disagi legati al maltempo, i cittadini erano un po' preoccupati per la chiusura della Toro Garzano in quei giorni. Com'è la situazione? Li possiamo rassicurare? Beh, intanto l'abbiamo riaperta, però abbiamo un grave danno perché abbiamo avuto il furto di tutti i cavi elettrici su quella strada, quindi la pubblica illuminazione adesso deve essere risistemata interamente, hanno rubato tutti i cavi, una cosa gravissima, veramente complicato, potenzieremo con una videosorveglianza quella zona, nel frattempo dobbiamo mettere in sicurezza, sono volati questi pannelli di alluminio, in parte abbiamo già aperto la carreggiata. Esatto, quindi tutto sotto controllo anche su questo tema. Altro tema, ne parlavamo anche poco fa a microfoni spenti, è il carnevale, sindaco, poiché è una festa, possiamo dire, che ormai è diventata abitudine di grandi e piccini, non solo per ciò che viene organizzato in città, ma proprio come afflusso ovviamente anche nelle strade pubbliche, nelle piazze. E c'è stata in settimana un'ordinanza molto precisa del comune di Caserta proprio per regolamentare l'uso soprattutto degli spray, questi cosiddetti spray di carnevale, ma soprattutto per tutelare poi gli spazi e luoghi pubblici della città di Caserta. Assolutamente sì, devono essere momenti di divertimento e non di pericoli. Ho vietato la vendita proprio di questi spray pericolosi per i ragazzi, per i bambini e delle famose guerre, si ritorni al naturale, si ritorni alle uova e alle farine, scherzo, ma diciamo, sostanzialmente tutti questi prodotti che sono pericolosissimi per la salute dei nostri figli abbiamo evitato sia per un decoro della città che non rovinino la città, ma soprattutto per evitare danni ai nostri ragazzi. Esattamente, ed è una cosa ovviamente molto... Sì, si ritorni molto ai coriandoli e alla farina. Che poi erano così belli i coriandoli, esatto, proprio il simbolo del carnevale, in modo che esattamente può essere una festa veramente per tutti, anche per i bambini che possono vivere così nella maniera migliore e più sicura poi la propria città, che è la cosa più bella, gli spazi pubblici. Sindaco, un'altra vittoria in settimana, poiché... Si sono finalmente sbloccati questi 18 milioni per la riqualificazione delle periferie che erano state oggetto di varie problematiche nei mesi precedenti, invece per fortuna situazione ristabilita. Una bella battaglia che abbiamo vinto con il governo nazionale e con la presidenza del Consiglio dei Ministri, avevamo vinto Caserta, aveva vinto un bando nazionale in cui aveva presentato un progetto di riqualificazione delle nostre periferie per 18 milioni di euro, l'attuale governo l'aveva eliminate, siamo riusciti a rifarci, rifinanziare questa opera, ho sottoscritto la convenzione con la Presidenza del Consiglio in questa settimana, nei prossimi mesi partiranno le gare e pubblicheremo i bandi nei prossimi mesi e per l'estate partiranno i primi cantieri. Immaginate che riqualificheremo quartieri interi come quello di Tuoro, palestre ginnastica e artistica, partiremo il secondo palazzetto di Pallacanestro, avremo strade, videosorveglianza, progetti immateriali, sostanzialmente ridiamo centralità alle nostre periferie che devono diventare il nostro centro, la nostra qualità urbana e la nostra cultura. Esatto, anche verde pubblico, strutture ovviamente, anche sì, impianti sportivi. Sì. Poi lo racconteremo bene alle prossime puntate quando inizieranno questi interventi, è chiaro che non possiamo solo raccontarli, dobbiamo farli vedere ed è giusto che nei prossimi mesi li racconteremo meglio. Esattamente, in sinergia ovviamente, lo ripetiamo sempre, con i fondi che sono arrivati e quindi con i lavori che sono già partiti per le universiadi, quindi sono due progetti che si intrecciano. Più abbiamo la terza fonte, quella del PICS Europa, che sono altri 18 milioni, quasi 19 milioni di euro, che sono un'altra serie di interventi
sulla città, che parte dall'efficientamento energetico della pubblica illuminazione. Faremo tanti playground in città, riqualifichiamo e completiamo gli interventi sull'ex caserma Sacchi, oggi Palazzo dei Vescovi, su Sant'Agostino, su San Leucio, ma realizziamo un urban center nel centro della città, ma questo lo racconteremo nelle prossime settimane. Ci sono cose importanti, nei prossimi 2 anni avremo tanti cantieri in città, ma soprattutto tante opere che vanno ad offrire più servizi ai cittadini. Ecco, un restyling totale della città, ovviamente non spoileriamo ancora niente. Per quanto riguarda poi i lavori delle Universiadi, oggi è successo una cosa un po' particolare, diciamo così. Domenica, appunto domani, si dovrà giocare la gara tra Casertana e Juve Stabia, sappiamo tutti del campionato di Lega Pro, ed è stato disposto l'ordine di giocarla a porte chiuse. Ovviamente una notizia che ha amareggiato tantissimo i tifosi della Casertana, essendo una partita molto sentita, una partita molto particolare contro poi la Juve Stabia, squadra attualmente prima in classifica, e l'iter per arrivare poi a questa decisione è stato anche abbastanza lungo. Insomma, no, io su questa cosa sono veramente molto dispiaciuto e amareggiato. Ho sperato fino all'ultimo secondo di poter dare la gioia ai tifosi casertani di godersi uno spettacolo straordinario come poteva essere Casertana Juve Stabia. Sicuramente il momento era complicato, avere uno stadio che per 40 anni non sono stati fatti lavori, doverli affrontare, metterlo in sicurezza, aprire una serie di cantieri e anche una serie di difficoltà, avendo dei tempi certi su cui completare questi cantieri, perché va completato entro il 30 maggio, mettere insieme quelle che sono le esigenze legittime e necessarie delle forze dell'ordine, della questura sul tema della sicurezza, su quelle dei vigili del fuoco, sul tema delle agibilità e su quelle che poi è l'oggettiva difficoltà di tenere un cantiere mentre tante persone devono vivere un grande spettacolo. Ci poteva essere, abbiamo avuto in queste ore una grande sinergia con la questura, un grande lavoro fatto con tutti quanti, con la società e insieme anche alla stessa Lega e Federazione. Sono stato in contatto continuamente col presidente della Lega Pro proprio per cercare di creare le condizioni per salvare alla fine almeno quello che era il risultato migliore, cioè permettere alla società, alla squadra e alla federazione di far vivere un momento importante di sport ed evitare che la Casertana perdesse la partita 3-0 a tavolino. Quindi la mediazione tra quelle che erano le legittime necessità della sicurezza e quelle che erano le legittime necessità della squadra era quella di fare la partita, giocarci augurandoci che domenica festeggiamo una vittoria della Casertana, me lo permetteranno i tifosi della Juve Stabia, e al contempo però mettere in sicurezza quello che era un oggettivo cantiere, che è uno stadio che, ricordo a noi tutti, poi ci possiamo dispiacere quanto vogliamo, ma ci deve essere un momento in cui qualcuno deve fare il sacrificio. 40 anni non aveva interventi. Noi abbiamo avuto il coraggio di fare il primo lotto, poi faremo il secondo lotto, porteremo finalmente nei prossimi 3-4 anni ad avere uno stadio finalmente vivo, aperto alle famiglie, riqualificato, bello, ma per fare questo si devono fare i sacrifici e lo devono fare tutti, compresi purtroppo anche chi vuole godersi di un grande spettacolo. Ce lo guarderemo sul web e avremo occasione di capire che cosa si potrà fare le prossime ore. Ecco, vedremo ovviamente lo stadio che merita la Casertana e che merita soprattutto la città di Caserta. Quindi sindaco, noi lo ribadiamo ovviamente per i tifosi e per tutti, è stato fatto tutto ciò che era in potere per cercare di far disputare la partita. Impossibile, anche l'impossibile. Posso dire che l'hanno fatto, abbiamo lavorato in sinergia, società, comune, vigili del fuoco, questura, forze dell'ordine, tutti quanti insieme per cercare di fare il risultato migliore. Questo è stato l'elemento che ci ha unito e sicuramente se si poteva dare la possibilità ai tifosi di godersi questo grande spettacolo l'avremmo fatto. Dobbiamo fare un sacrificio, è 90 minuti che perdiamo, ma avremo una prospettiva nei prossimi anni di poterci godere spettacoli più belli e ci auguriamo una società in serie superiori. Assolutamente. Sindaco, parecchi eventi anche per la città di Caserta in queste settimane, in questi giorni. Snoccioliamone alcuni, partiamo dal futuro. Ci sarà una sinergia importante, come spesso accade, tra il comune di Caserta e l'ospedale di Caserta, il Sant'Anna e San Sebastiano. Ci sarà appunto un evento per la prevenzione cardiovascolare dal titolo Per il cuore delle donne, che sta molto a cuore appunto sia a noi ovviamente e anche a lei.
Sì, l'8 marzo alle 15:30 ci sarà questo convegno importante sulla cardiologia, naturalmente gioca sul parola, l'8 marzo è la festa delle donne, è la festa anche della bellezza, del cuore, quindi discutere anche di salute, di tutela della salute dei cittadini, tutela della salute delle donne, e lo facciamo in una sede prestigiosa come sta diventando il nostro ospedale, sempre di più di alta specializzazione, sempre di più che offre servizi migliori, una sfida che come istituzioni stiamo costruendo sulla città, con investimenti importanti che ci saranno nei prossimi anni, con un direttore che sta facendo un grandioso lavoro e una qualità professionale dei medici che sta crescendo sempre di più. Io sono contento, felice e sono convinto che nel prossimo quinquennio avremo un'azienda non soltanto di alta specializzazione, ma soprattutto che offra servizi ai cittadini per la tutela della salute dei cittadini. Assolutamente, faccio anche un piccolo spoiler per i nostri telespettatori, poiché parleremo di questo evento proprio con i medici protagonisti lunedì qui su Teleprima in Focus Sanità, quindi ho fatto anche un po' di autopromozione che ci vuole. Altro evento che già c'è stato invece al centro di Caserta, un'iniziativa con la Croce Rossa, Mi illumino di meno, importante per l'ambiente, quindi altra tematica molto intanto molto importante. Noi abbiamo, sì, molto bella, chiedo scusa che l'ho interrotto. No, prego, prego. La Croce Rossa ha messo un progetto in campo, intanto abbiamo una grande Croce Rossa sul territorio che fa delle iniziative interessanti, ieri sera proprio mi raccontavano che nelle prossime ore ci saranno dei giovani ragazzi che con delle biciclette offerte da uno sponsor inizieranno a girare in città con la tuta rossa proprio per offrire un servizio ai cittadini e creare ancora di più una sicurezza. Stiamo potenziando la rete dei defibrillatori in città, poi i prossimi giorni, le prossime settimane racconteremo della rete della defibrillazione proprio sul tema dei defibrillatori, proprio sul tema della salute cardiologica e infartuale dei cittadini che vivono la città. E l'ultimo elemento è ieri sera abbiamo fatto anche una politica di sostenibilità ambientale, Mi illumino di meno, insieme a Croce Rossa, un'iniziativa in cui per pochi minuti abbiamo spento le luci della città per risparmiare, ma soprattutto per dimostrare anche con delle lezioni ai ragazzi che con dei piccoli gesti non solo si risparmia energia e facciamo risparmiare anche le tasche delle nostre famiglie, ma soprattutto salvaguardiamo la salute e la salubrità dell'ambiente e della nostra terra. Ed ecco, è una cosa importantissima. Parliamo brevemente anche di giovani e anche di Europa, sempre per quanto riguarda ciò che è successo in settimana. Europe Track Tour a Piazza Gramsci, proprio un evento per formare i cittadini europei di oggi e domani, ma soprattutto per parlare di prospettive future. Molto bella, molto interessante, coinvolte tante scuole della città, tanti insegnanti. È il primo luogo dove è iniziato a raccontarsi l'Europa con il track tour, con dei momenti in cui sia dai bambini fino alle scuole superiori si è fatto conoscere che cos'è, quindi non soltanto portarli in Commissione europea, portarli a Bruxelles, ma Bruxelles che arriva sui territori e che illustra e spiega che cos'è l'Europa, quali sono le occasioni, quali sono le possibilità per i nostri giovani. Ho visto tanti giovani entusiasti, dei piccoli giochi fatti per far divertire i ragazzi delle scuole elementari, fino invece ai percorsi impegnativi per le scuole superiori, per iniziare a far comprendere che l'Europa è per loro un'occasione, una possibilità, è un'occasione di lavoro, di prospettiva, di visione strategica che dobbiamo avere. Dobbiamo diventare sempre di più cittadini di Europa e i nostri giovani devono avere occasioni di trovare fondi, iniziative e occupazione. Esatto, restiamo sempre sul tema giovani, poiché è partito anche all'Università degli Studi della Campania il secondo master in management dei servizi pubblici locali, altra sinergia con il comune, chissà, per formare. Sì, sì, noi con l'università, devo dire la verità, la Vanvitelli negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo fatto un lavoro straordinario, il rettore Paolisso, ma tutti i responsabili dei dipartimenti stanno facendo una sinergia con la città, si è compreso che questa deve diventare sempre di più l'università del territorio, l'università della città di Caserta, e per fare questo dobbiamo fare iniziative. Abbiamo immaginato che insieme all'università dobbiamo anche iniziare a formare chi un giorno gestirà i servizi pubblici locali, quindi i funzionari, i dirigenti, chi vuole iniziare ad avere una competenza e una conoscenza di cosa è una macchina amministrativa e potersi permettere poi un giorno di governarla. Questa conoscenza potrà permettere poi nei prossimi anni, forse sicuramente noi non lo vedremo, lo vedranno i giovani, ma possiamo formare chi dovrà governare bene il Sud e governare bene le nostre terre. Ecco, un lavoro stimolante ma sicuramente impegnativo. Assolutamente, sindaco. Sì, e lo facciamo con
chi è il massimo della conoscenza che è la nostra università. Sindaco, questa mezz'ora vola sempre, possiamo dire. Sembra che abbiamo iniziato da pochissimo. Cosa è in agenda la prossima settimana? Facciamo un piccolo spoiler. Intanto stiamo lavorando fortemente su una serie di iniziative. Adesso le cose che ci siamo raccontati prima, le universiadi, gli asfalti che dobbiamo fare in città, la nuova segnaletica che dobbiamo fare in città, la sistemazione delle nostre scuole, il portare avanti tutto il programma europeo su tutta una serie di interventi, o quelli del bando delle periferie. Tutto questo che oggi abbiamo raccontato sono tutta una serie di iniziative, di azioni di governance amministrative che dobbiamo fare le prossime settimane. Se no, rischiamo che siano solo racconti. I casertani vogliono vedere queste opere, e quindi noi questi giorni, queste settimane, approveremo una serie di atti amministrativi che ci portino poi al risultato finale di verificare e vedere le opere realizzarsi, a mano fare partire una serie di cantieri che sono o già in corso o che stanno per arrivare. Quindi la sfida è... E poi c'è una bella cosa che parte, la inizio a raccontare, e che ci vedrà nei prossimi giorni fortemente impegnati: una grande mostra che inizia il 6 aprile al Brevetto di San Leucio, la stiamo strutturando, sono una mostra fotografica, è la unica tappa in Italia che farà una mostra organizzata sulla Via della Seta dalla Cina, dal Ministero della Cultura cinese, insieme al governo italiano, insieme all'ambasciata cinese e al comune di Caserta. La facciamo sul Belvedere di San Leucio, dopodiché questa mostra andrà a Londra, quindi l'unica tappa in Italia è questa, girerà tutta l'Europa. È stato fatto un grande e straordinario concorso in Cina, dove i più grandi fotografi del mondo hanno individuato 170 foto che individuano un ragionamento culturale sulla Via della Seta. L'unica tappa in Italia si fa a Caserta, si fa a San Leucio, per un mese saranno al Belvedere di San Leucio, dopodiché gireranno l'Europa, la seconda tappa è Londra. E per noi è un evento straordinario, avremo il governo cinese, avremo l'ambasciatore cinese, avremo una serie di personaggi internazionali al vernissage del 6 aprile, ma soprattutto abbiamo una mostra di 170 fotografi più importanti del mondo che presentano le loro 170 foto sulle Vie della Seta. Andrà questa cosa pubblicizzata su tutte le reti nazionali, sia nostre che quelle cinesi. Questo permetterà di far conoscere San Leucio, Caserta, anche in Cina sulla via del turismo. Avremo tutte le televisioni cinesi di Pechino presenti a Caserta, ma soprattutto diventa un'occasione sempre per far conoscere sempre di più Caserta, non soltanto nelle nostre bellezze, ma anche nelle nostre occasioni. E questa è veramente una bellissima notizia, quindi resteremo assolutamente sul pezzo anche noi di Teleprima. Noi siamo in chiusura, grazie mille come sempre al sindaco Carlo Marino, grazie. Grazie a Teleprima, grazie a Canale 91 che ci dà la possibilità di trasmettere un po' di notizie ai casertani, quali hanno voglia di conoscere, di sapere, e auguro a tutti un buon weekend. Aspettiamo come sempre poi le vostre domande al sindaco e gliele gireremo sabato prossimo, sempre qui alle 21.30 con Obiettivo Caserta. Alla prossima. Arrivederci. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.